L'Oltrepò è un saggio e sperimentato uomo che ha lo spirito innovativo dell'adolescente. Abbiamo visto che una estrema serietà nell'affrontare le sfide. Il progetto prende per mano il territorio e lo conduce su un cammino che continuerà, su questo non c'è dubbio. Vi faccio vedere queste noci. Queste qui sono le noci autoctone dell'Oltrepò. Rispetto alle altre noci sono più piccole, però sono estremamente più saporose, ma nessuno le conosce. Ecco, l'Oltrepò dal punto di vista turistico è una regione che è poco conosciuta, balbetta, non ha una narrazione adeguata. Ecco, fare narrazione territoriale e fare una guida turistica col Touring Club vuol dire proprio recuperare quelle che sono le sue tradizioni, le sue vie storiche, la via del sale, la via degli abati, i suoi monumenti, le sue abbazie, le sue eccellenze enogastronomiche e porgerle a un turismo che è mutato nel corso del tempo. Qui siamo a Cecima, è un borgo della Val Staffora, che è una delle valli principali dell'Oltrepò Pavese, diciamo che è anche un po' il confine occidentale dell'area. Sono Gino Cervi, sono un giornalista e scrittore, lavoro da tanti anni per Touring Club Editore e ho avuto il piacere di essere coinvolto la primavera scorsa nel progetto di scrittura di una guida turistica a marchio Touring Club e sostenuta dal progetto Attivare Oltrepò Biodiverso sull'Oltrepò Pavese. La guida si articola in varie parti, oltre a una descrizione, una mappatura territoriale delle principali subregioni che sono appunto la Val Staffora, la parte montana che ha in Varzi il suo capoluogo e poi le altre sezioni che partono dai borghi principali, vale a dire Casteggio, Stradella e Broni. Ha voluto invece focalizzare alcuni contenuti di forte identità di comunicazione, che sono appunto quello escursionistico, quello cicloturistico, quello naturalistico e quello ovviamente enogastronomico, ma in particolar modo enologico. È un po' un invito al viaggio in Oltrepò, è un invito al viaggio attraverso sentieri, attraverso percorsi non convenzionali, attraverso anche storie legate a una cultura millenaria e anche a storie contemporanee. Una cosa che mi ha colpito è la presenza di strade panoramiche di straordinaria fascino. Sono soprattutto le strade di crinale, quelle che corrono tra una valle e l'altra. L'Oltrepò è un vero labirinto di valli, perché al di là appunto della Val Staffora e la Val Versa che ne segnano un po' i confini estremi, all'interno è una specie di gomitolo di crinali, di piccoli torrenti, punti di osservazione e la scoperta di un paesaggio che si è abituati a definire minore rispetto alle grandi eccellenze storico-artistiche italiane, ma che ha un suo fascino identitario spiccato. Sicuramente il patrimonio enogastronomico è una risorsa importante, soprattutto perché negli ultimi anni si è capito che fortunatamente non si può più soltanto puntare sulla quantità o sulla produzione di massa. L'Oltrepò offre molto di più, sia dal punto di vista della qualità dei prodotti tipici, appunto dal salame al vino, ma anche fortunatamente da qualche anno a questa parte, anche dalla qualità della ristorazione. Il lavoro che si sta svolgendo col Touring Club, che appunto è sfociato nella guida sull'Oltrepò, il sottotitolo è indicativo, è Oltrepò Pavese, l'Appennino di Lombardia. Ecco, molte volte si dimentica che l'Appennino è questa dorsale che corre lungo tutta la penisola e che arriva in Lombardia. I lombardi se ne dimenticano. È ciò che di più duraturo e significativo ha la civiltà italiana e sfocia nella pianura padana con l'Appennino Pavese, con l'Oltrepò Pavese. La prima cosa è far acquisire questo aggancio, questo contatto, questo cortocircuito. Appennino, pianura padana. Quindi si fa una guida per far questo, ma si fa anche un lavoro di formazione sugli operatori, gli operatori turistici. Le guide, qui abbiamo guide ambientalistiche, guide che sono dei trainer atletici. Qui tu trovi tutto in piccolo, in proporzione, il terreno per fare una preparazione atletica adeguata. Oppure
ad esempio un altro sport, un'altra attività abbastanza singolare, fatta gestita tra l'altro da ragazze, che è la scuola di deltaplano, le Poiane. In questo piccolo borgo di Varsi, che ha qualche migliaia di abitanti, è nato dentro il progetto una scuola Montessori. Insomma, c'è un territorio in mutamento che non ha paura dell'innovazione. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.